soglia per insegnare ai principianti a fare una bella sfoglietta per gustarsela a pranzo o a cena con amici. Niente di particolare, niente di che. Vogliamo proprio partire dalle basi, con farina, uova e qualche altro prodotto, tipo verdure, rape, zafferano, bietola, per insegnare anche a colorare un po' la sfoglia, perché sappiamo che prima mangiamo con gli occhi, poi mangiamo con il palato. Certo. Quindi noi ci teniamo molto anche alla coreografia e insegnare qualcosa di particolare. In più, quando sono un po' più esperti, diciamo, del tiro della sfoglia, insegniamo anche a fare i tortelli, che la nostra, diciamo, cosa base del nostro corso sono i cappellacci di zucca, tipici della nostra zona. Poi, se rimane tempo, ci sbizzarriamo anche con altre cose, perché noi, se abbiamo delle brave allieve, non ci fermiamo qui. E facciamo, quindi noi possiamo partecipare tutti, insomma, tutti e di tutte le età. E dobbiamo, naturalmente, chi vuole partecipare può venire qua allo spazio 29 e mettersi in preiscrizione per questi corsi, sì, che vengono fatti durante tutto l'anno. No, c'è un periodo di generalmente ottobre, li facciamo in ottobre perché ognuno ha il suo impegno di lavoro. Certo, quindi da ottobre. Da ottobre, generalmente noi prendiamo il mese di ottobre, facciamo due corsi. Quest'anno ne abbiamo fatti di solo due lezioni, perché abbiamo visto che erano più che sufficienti per poter insegnare a queste ragazze e anche non più ragazze a fare la sfoglia, perché è una cosa molto semplice, basta solo un pochino di impegno e di buona volontà. Insomma, l'unica cosa che devono portare, che cos'è? Il mattarello? Loro devono portare il mattarello, il tagliere, un coltello e basta. Il resto fate voi. Le materie prime le abbiamo sempre fornite noi nel prezzo dell'iscrizione, che è molto modesto. Quindi anche quello ci sta per dar modo a tante persone di fare i corsi, perché non è una spesa, certo, ma è un divertimento. Noi, il nostro scopo è passare due o tre belle serate assieme, proprio il divertimento, rilassati, senza nessuno che ti costringe a fare più di tanto. Se riesci bene, se non riesci, ti aiutiamo, perché io ho anche tre signore che collaborano con me, direi molto brave, più o meno, diciamo, della mia età, anche se loro dicono che sono più vecchie, però non è vero. Per me sono giovanissime, perché quando le persone si impegnano a fare queste cose, vengono volentieri, dedicano delle ore, per me l'età non conta più. Cioè, non l'esperienza e la voglia di fare, e questo è l'essenziale di queste cose. E diciamo, dopo, alla fine, facciamo una bella festa, di solito andiamo a mangiarci una pizza, tutti in compagnia, e ti dirò di più, quest'anno abbiamo voluto aggiungere la ciliegina sulla torta, abbiamo chiamato un cuoco, uno chef, che ci ha fatto il ragù, e abbiamo gustato tagliatelle e cappellacci nell'ultima serata, quindi ci siamo proprio coccolate. Grazie. Prego.